Cosa significa fare innovazione in Italia? Beh, non, niente di diverso da quello che avviene in tutto il mondo, tranne magari negli ecosistemi più evoluti come la Silicon Valley. Se fai innovazione in giro per il mondo, ti trovi sempre con un problema molto semplice, che è un mercato locale estremamente piccolo, e quindi è difficile, diciamo, crescere e arrivare a un certo livello senza prima aver fatto dei modelli di espansione globale. Quindi penso che per l'Italia valga lo stesso problema. L'Italia è solamente il 2,4% dell'economia internet e quindi non possiamo creare la prossima Google partendo dall'Italia. Al contrario, magari in Silicon Valley hanno questo mercato americano enorme che ti permette di arrivare molto più avanti con la startup, con l'impresa, prima di dover espandere. Startup vincenti si riconoscono per una semplice caratteristica, che è la crescita. Startup significa crescita e quindi molti pensano a startup come una cosa piccola, in realtà è qualcosa che cresce molto rapidamente con l'ambizione di diventare una cosa molto grande. Quindi quelle di successo le riconosci banalmente perché appunto crescono più degli altri. Ovviamente qualcuno potrebbe dire, ma questo non può avvenire all'inizio, perché sai, da qualche parte devi iniziare, prima fai il prodotto, raccogli il capitale, sviluppi qualcosa e poi vedi se la gente lo vuole. E invece quello che ho imparato in questi anni qui è che i soldi si raccolgono dopo aver dimostrato la crescita. E questo è il modo più efficiente di farlo, e tutte le aziende di successo che ho visto hanno sempre fatto al contrario. Prima hanno dimostrato crescita, poi hanno raccolto capitale. Il nostro investimento in Picampus più di successo, ad esempio, è quello di Boom Supersonic, e loro sono l'esempio lampante, un nuovo aereo supersonico, ma prima hanno fatto il design dell'aereo, le specifiche, l'hanno proposto, l'hanno venduto, prevenduto, preordini, quindi a dimostrare interesse, hanno mostrato una crescita, mese per mese c'erano sempre più persone interessate e quindi hanno raccolto capitale per effettivamente fare l'aereo. E invece tutti noi siamo vittime di questo che io chiamo l'ego di creazione, quindi la voglia di creare qualche cosa, e ci scordiamo invece che siamo qui per risolvere i problemi alle persone. E quindi meglio partire prima da risolvere un problema, dimostrare che le persone lo vogliono, crescere e quindi poi raccogliere capitale. Guarda, intanto vi devo dire questa cosa simpatica, che noi abbiamo iniziato nel 1999 con Translated, come uno dei primi servizi, se non il primo, di traduzione via internet, e praticamente utilizzavamo da subito intelligenza artificiale. Il problema è che non potevamo dirlo a nessuno. Utilizziamo intelligenza artificiale per scegliere i migliori traduttori dato un lavoro e per aiutare i traduttori mentre facevano il lavoro. Solo che era una parola che non potevi mai dire, perché altrimenti ti avrebbero associato a non un servizio professionale di qualità, ma a qualcosa di scarso. E quindi ora invece il mondo strano ha nascosto che Translated si basa su intelligenza artificiale per 20 anni, e ora invece tutto il mondo vuole parlare solo di intelligenza artificiale. E quindi questa è una cosa simpatica che ci dice come il timing dell'innovazione spesso è completamente contro tendenza. Però quindi secondo me l'intelligenza artificiale è semplicemente una tecnologia che
importante, nuova, esattamente come ne abbiamo avute tante nel passato, di cambiamenti, e la massima applicazione che stiamo vedendo dell'intelligenza artificiale, ovviamente al solito il successo è controintuitivo, quindi non è quella che tutti si aspettano, queste macchine che sostituiscono gli umani, ma la grande opportunità invece è in queste macchine che supportano gli umani. La parte simbiotica, il lavoro tra umani e intelligenza artificiale è un'area estremamente promettente. E lo è per un semplice motivo, perché noi siamo umani, interagiamo con altri umani e abbiamo già un mercato, dei mercati molto grandi davanti a noi. E quindi se noi creiamo dei miglioramenti a questi mercati, aiutando le persone a lavorare meglio, ovviamente creiamo un grande valore. Per farvi un esempio pratico legato a quello che è la mia esperienza diretta, guardate la traduzione. La traduzione è un mercato da 50 miliardi. Noi abbiamo applicato l'intelligenza artificiale per aiutare i traduttori a tradurre con maggiore qualità e maggiore velocità, e se tu li aiuti e li rendi il 20% più produttivi, hai creato un mercato, hai creato un valore da 10 miliardi su un'impresa, su un mercato da 50 miliardi. Quindi tutti si confondono, molti guardano l'intelligenza artificiale come l'opportunità di creare nuovi mercati, invece oggi la grande opportunità è prendere tutti questi mercati obsoleti che si muovono lentamente e applicare alta tecnologia, intelligenza artificiale, per cercare di migliorare le performance di questi mercati. Li miglioriamo del 20-30% e abbiamo creato la prossima Google.